Ciao a tutti ragazzi, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video recensione per parlare di un drone con funzionalità davvero, davvero interessanti, con telecamera che registra in full HD, quindi 1080p, ed è dotato ovviamente di GPS. Ma andiamo subito a unboxare questo drone nel nostro tavolo da lavoro. Ok ragazzi, questo è praticamente il nostro drone. Si presenta in questo modo. Io ho rimosso ovviamente la copertura di sopra del drone e l'ho lasciato in questo modo. Allora, il drone è questo qui, possiamo vedere che è largo comunque sui 40 cm, 40x40, e inoltre abbiamo anche il telecomando. Il telecomando che comunque presenta anche due piccoli sostegni per sostenere ovviamente il nostro telefono, il comando per andare ovviamente avanti, indietro, sinistra, destra, per farlo ovviamente alzare, per farlo ovviamente abbassare, e questo per far girare ovviamente il drone su se stesso. Andiamo inoltre alle altre cose presenti nella scatola. Sono ovviamente le protezioni per le ali, che si mettono ai lati delle ali in questo modo, incastrandole ovviamente in dei buchi presenti lateralmente alle ali. Ok, qui troviamo anche, diciamo, delle alette di riserva in caso si rompesse una di queste. Ovviamente troviamo anche il giravite già integrato e le viti. Oltre a questo, nella scatola troveremo anche il caricabatterie e la batteria del drone, che si deve inserire nella parte posteriore del drone. Ovviamente di sotto c'è anche il pulsante per l'accensione e lo spegnimento, e proseguiamo, diciamo, alla calibrazione del drone. Allora, innanzitutto va acceso il drone, eccolo qua. Ovviamente si accenderanno anche luci blu e rosse. Dopo l'accensione del drone va acceso anche il telecomando e dovremo fare questo movimento. Come vedete, il LED verde sul telecomando rimarrà fisso, mentre le luci blu e rosse sotto le ali del drone cominceranno a lampeggiare. Successivamente dovremo proseguire alla calibrazione e poi ovviamente al dare la possibilità al drone di trovare il GPS, in modo comunque di localizzare la posizione del drone anche sull'app del vostro cellulare, perché c'è un'app del drone che bisogna scaricare sia per visualizzare comunque la camera, ciò che stiamo registrando, ma anche per vedere comunque la posizione del nostro drone riguardo appunto le coordinate che sono fornite grazie al GPS. Proseguiamo un attimo con la calibrazione. Non dovremo fare altro che cliccare ovviamente questo tasto qui. Le luci rosse si spegneranno e non dovremo fare altro che girare il drone, possibilmente in questo modo, verticalmente, orizzontalmente a terra, ovvero parallelo al terreno di 360 gradi, finché non lampeggeranno anche queste luci rosse, e poi poggiare la fotocamera, la videocamera, la parte della videocamera verso il terreno in questo modo e fare un giro di 360 gradi, fino a che ovviamente le luci rosse non si saranno stabilizzate e ferme sul LED rosso. Ovviamente, posto di nuovo a terra, cominceranno a lampeggiare, perché noi dovremo andare a premere il secondo tasto, che è quello per far avviare la localizzazione del GPS. Come vedete, comincerà prima a lampeggiare molto forte e poi comunque a diminuire la velocità, fino a che non si fermeranno del tutto e saranno stabili sul rosso e sul blu. Fino a quel momento noi dovremo attendere e poi la calibrazione e il GPS saranno appunto completati. Questo tasto invece permette, con una lunga pressione, comunque di volare il drone senza l'utilizzo del GPS. Come vedete, adesso le luci sono stabili, si accendono e si spengono comunque a una velocità minima, e come vediamo adesso il drone è pronto. Se io comunque andassi a premere questo tasto qui, che è quello del decollo, il drone ovviamente si alzerebbe in aria. Per farlo comunque atterrare basterà premere questo tasto qui, e per far smettere ovviamente di andare l'elica, far spegnere il motore, direttamente questo tasto qua che c'è appunto scritto stop. Inoltre presenta comunque delle caratteristiche molto importanti. Per prima cosa, la funzione RTH, ovvero Return to Home. In poche parole, se la batteria è scarica, se avete completato la localizzazione del drone attraverso il GPS,
Quando ovviamente premerete il tasto, che è praticamente questo qui, dove c'è appunto il disegno di una casa, il drone tornerà a casa automaticamente, tornerà appunto nel luogo dove l'avete fatto partire in maniera totalmente automatica. Questo avverrà anche in maniera automatica quando la batteria del drone segnerà ovviamente che scarica. Un'altra cosa, l'autonomia di volo è di circa 16 minuti e il tempo di ricarica va da 180 minuti a 150 minuti. Vi è presente anche la funzione Seguimi, che è possibile impostare da questo tasto qui e permette ovviamente, senza l'utilizzo del telecomando, la telecamera del drone visualizzerà il vostro profilo e se voi ovviamente vi sposterete da una parte all'altra, il drone rileverà il movimento e ovviamente vi seguirà. Una cosa molto importante è il fatto che comunque il drone non si perde, perché in qualunque caso, se si scollega ovviamente la connessione con il telecomando, se ovviamente la batteria è scarica, è possibile andare a visualizzare la posizione del drone sull'app del cellulare e tornerà automaticamente ovviamente a casa quando la batteria risulterà scarica. Il video li registra in 720p oppure 1080p, quindi una risoluzione molto elevata rispetto comunque ad altri droni dello stesso prezzo. Vi sono tre differenti velocità di volo. Può arrivare circa a 400 metri di altezza massima. Ovviamente una cosa che non ho fatto vedere prima è la connessione dell'app del drone. Dovrete connettervi tramite wifi a questa rete wifi qui. Appena sarà connessa dovete andare a scaricare dall'app store questa app che è chiamata appunto RC Fan. Questa è l'applicazione. Per andare ovviamente a visualizzare tutte le informazioni del drone dobbiamo andare a cliccare su Begin. Qui ovviamente ci uscirà tutto quello che sta registrando il drone. Ciò che vedete nel drone è in tempo reale visualizzabile anche nel cellulare. Ovviamente qui ci sono vari comandi, come la possibilità anche di alzare e volare il drone direttamente, telecomandarlo dal cellulare, ma è abbastanza scomodo dato che abbiamo praticamente il telecomando. E qui la possibilità di scattare una foto e di cominciare un video. Per andare a vedere ovviamente tutti i video fatti dobbiamo cliccare su foto e video, e qui saranno tutti i video che abbiamo effettuato col drone. Cosa molto importante è che qui ovviamente in basso a destra troviamo tutte le informazioni relative alla posizione del drone, ovviamente dopo averlo connesso tramite GPS. Per quanto riguarda invece la batteria, dovrete andare ad attaccare il cavetto USB di ricarica con attaccata la batteria. Come sapere se sta caricando o meno? Grazie comunque a una LED rosso che è comunque fermo ed un LED verde che lampeggerà fino a quando non sarà carica la batteria e si fermerà anche il LED verde. Ovviamente avete un'autonomia di volo di 16-20 minuti con una sola batteria e sarà soltanto una batteria presente sulla confezione. Ok, facciamolo partire. Come vi ho detto prima, può arrivare all'altezza di 400 metri, ma ovviamente noi non lo faremo arrivare a quell'altezza perché non è che sono tanto pratico. Proviamo a farlo scendere. Okay. Ci sono tre modalità di volo. Questa è la prima, come vedete ovviamente va abbastanza veloce. Questa è la seconda. Comunque è abbastanza lento, serve per fare le teste abbastanza stabili, e la terza, che ovviamente è questa qui che è più veloce. Il drone presenta delle protezioni e dato che l'ho fatto cadere un bel paio di volte posso dire che è abbastanza stabile. Anzi è abbastanza resistente, più che altro che stabile. Comunque è possibile quindi anche registrare attraverso l'app del telefono. In questo momento state vedendo anche delle riprese che sto facendo col drone. Proviamo a farlo alzare magari un po' di più. Per farla atterrare basta cliccare questo tasto qui, come ho detto precedentemente.
Adesso andiamo a provare la modalità semi, ovviamente senza utilizzare il telecomando. Il drone rileverà la mia posizione e automaticamente mi seguirà. Andiamo a provarla. Mi ha seguito fin troppo. Non doveva seguirmi così tanto. Ovviamente provandolo qui nel mio giardino, in un luogo abbastanza chiuso, con tanti ostacoli, non è il massimo. Quindi magari il segnale GPS ci mette un po' di più ad arrivare, che magari in un luogo aperto ci mette qui 2 minutini, 3 minutini, mentre in un luogo aperto ci può mettere comunque dai 30 ai 90 secondi. Quindi non provatelo a casa in un giardino, ma bensì andate a provarlo comunque in un luogo aperto, in campagna, dove c'è qualcosa di da vedere, non la vostra. Adesso ovviamente andremo a provare la funzione Return to Home, ovviamente la funzione che sfrutta il GPS per far tornare il drone da comunque un'altezza che può essere un'altezza generica da 100 o 200 metri direttamente dalla posizione dove praticamente abbiamo fatto decollare il drone. Quindi andiamo a far volare il drone e premeremo successivamente questo tasto qui per far tornare il drone a casa. Ok, in questo momento si trova comunque a una certa altezza che può essere una decina di metri e proviamo a toccare il tasto per farlo tornare a casa. Ok, come vedete non sto premendo nulla e sta atterrando direttamente da dove l'ho fatto partire. Ovviamente l'ho fatto partire comunque 2 metri più là, ma di 1 o 2 metri potrà sbagliare, ovviamente non atterrerà nella posizione precisa dove l'abbiamo fatto partire, ma comunque tornerà a casa ed è questo l'importante. Ok, adesso ragazzi andiamo a fare un po' comunque di prove, vedere quanto va veloce, così così, sperando di non farlo schiantare da nessuna parte. Ok. Cambiamo ovviamente adesso la nostra modalità e mettiamo in quella più veloce. Abbastanza facile comunque da guidare, vi abituerete subito. Andiamo a fare una cosa figa, lo faccio passare sotto il tavolino sperando di non romperlo. Non è andata bene, ma comunque riproviamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Azzarderei un secondo tentativo. Ok, mamma mia, sono diventato una croppa. Baby,
diciamo che per adesso il video può concludersi qua. Io ho il mio drone, ho anche il telecomando del drone. Bene, che dire, arriviamo alle conclusioni. Partendo dal fatto che comunque è un drone che costa sui 90-100 euro, ho anche un codice di sconto se volete acquistarlo che è qui sotto in descrizione, vi offrirà ovviamente 5-10% di sconto, quindi affrettatevi perché anche sconto in drone da 100 euro l'hanno passato a 90 euro, quindi ve lo portate a casa con un'ottantina di euro, che comunque fa belle riprese perché registra il 1080p, avete visto già la qualità ovviamente del drone perché avete visto anche delle immagini, dei video, sia di notte sia comunque di giorno. Ho fatto alzare il drone di una centina, 150 metri, anche un po' di meno, è una stima quello che ho fatto, quindi da a voi comunque il giudizio per giudicare questo drone, che comunque è un drone abbastanza semplice, è un drone facile ovviamente da telecomandare. Quindi ragazzi, io vi invito comunque a provarlo, perlomeno comunque ad acquistarlo, se non vi piace fate il reso o comunque lo comprate se vi serve comunque un drone. Vi sconsiglio comunque di provarlo dentro casa come ho fatto col video precedente dove ho recensito comunque il drone Tech RC, perché quello là è un pochino più piccolo e comunque è un drone indoor, quindi è possibile utilizzarlo dentro casa. Questo qui invece no, questo qua non ve lo sconsiglio di provarlo e di farlo volare dentro casa, sia perché comunque le eliche sono un po' più grandi, quindi rischiate veramente di rompere cose e di farvi male, sia anche perché non è un drone da volare in casa, ma bensì per fare delle riprese magari in montagna o fare riprese comunque abbastanza belle. Quelle riprese che ho fatto sono ovviamente fatte nel giardino di casa mia, come è successo già con lo scorso drone, che vi invito ovviamente a vedere il video, lo troverete qui sopra nelle schede. Quindi ragazzi, io vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale, e per questo video è tutto. Vi invito anche a passare dai miei canali secondari, link in descrizione del drone e anche del mio codice sconto. E per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi! You disappear.